pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Attenzione che adesso c'è Forza Italia, traduci Berlusconi, che si sta smarcando dalle posizioni del governo troppo collocate a destra, pensano i berlusconiani. Nel fine settimana ci sono state alcune sortite ben mirate dei vertici di Forza Italia e l'impressione è che tutto non si riduca al caso Donzelli del Mastro e alla gestione politica del caso Cospito e 41 bis. La gente non capisce, mentre vorrebbe vederci lavorare per mantenere gli impegni, ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato Alicia Ronzulli in un'intervista a Repubblica. Si è perso anche troppo tempo, questa contrapposizione tra maggioranza e opposizione su questi temi, lo ripeto, è sbagliata perché apre una falla, ci rende aggredibili. Un paese che si divide sulla legalità è un paese fragile. Lo stesso Silvio Berlusconi ha spiegato a Zona Bianca che Forza Italia, a differenza di altri, non ha fatto niente per turbare gli equilibri della maggioranza. Bisogna continuare a promuovere questa unità e non prestare in alcun modo il fianco a chi ci vuole dividere, ha detto Berlusconi. Questo è stato l'atteggiamento che abbiamo tenuto sul caso di Alfredo Cospito. Forza Italia si è tenuta ben alla larga da ogni forma di polemica. C'è stato poi l'intervento del ministro degli esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla kermesse di Francesco Rocca, candidato alle elezioni regionali di febbraio. L'invito ad abbassare i toni deve essere accolto da tutti, ha detto Tajani. Noi di Forza Italia non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo per l'unità del governo e per dare risposte concrete. Dobbiamo preoccuparci di questo. Il clima è tutt'altro sereno, insomma, nell'esecutivo, come dimostra anche l'intervento di Giorgia Meloni a Stasera Italia su Rete 4 la settimana scorsa. Bisogna fare attenzione, ha detto. Ho sentito dire che il governo sta eccitando la piazza, ma il governo non ha fatto niente. Subiamo continue minacce allo Stato e la domanda è se il governo sta eccitando la piazza? Si è chiesta retoricamente la Presidente del Consiglio. C'è gente che sfida lo Stato. O si fa come diciamo noi o mettiamo le macchine a fuoco. C'è gente che chiede che l'Italia non applichi il carcere duro per mafiosi e terroristi e la domanda è se il governo eccita la piazza? Io rimango allibita. In questo caso la polemica è fra Meloni e l'opposizione, ma i problemi segnalati da Forza Italia senz'altro contribuiscono a far rimanere allibita la Presidente del Consiglio, che deve gestire gli attacchi dell'opposizione e i distinguo degli alleati. Per ora però Berlusconi sembra non poter fare di più, non ha la forza né la convenienza politica al momento per insistere troppo. Certo, le preoccupazioni dei berlusconiani sono destinate ad aumentare. In Lombardia, per esempio, Berlusconi non avrebbe voluto lasciare Letizia Moratti nelle mani del Terzo Polo. Già le candidature alle elezioni regionali infatti segnalano un ulteriore sfondamento a destra della coalizione di destra-centro. Da una parte in Lombardia c'è candidato il presidente uscente Attilio Fontana, leghista, dall'altra parte nel Lazio c'è Francesco Rocca, avvocato che da giovane militava nel Fronte della Gioventù. Berlusconi invece vorrebbe essere una sorta di terzo polo del centrodestra.